Certo. Bene. Buongiorno, America. Vi parlo da East Houston, Idaho. Fino a ieri una qualunque delle migliaia di cittadine dimenticate e ignorate dal resto del paese. Ma oggi la popolazione, che secondo calcoli ottimistici ammonta a 123 anime, è aumentata di 3 unità. E i 3 nuovi arrivati hanno lasciato solo rovine sul loro passaggio. E questa mattina East Houston ha l'aria di una città assediata. La popolazione è visibilmente confusa, in preda... Sta arrivando. Ce la fate a tirare avanti finché arriva? Sì, d'accordo. Passami un momento la regia. Non posso, ho tutte le linee occupate. Allora, dia John che non posso fargli avere il nastrino prima delle 3. Va bene, adesso glielo dico. Voi continuate. Fin dove ci possono vedere? Ah, beh, con il collegamento via satellite, dappertutto, quasi in tutto il pianeta. Tutto il pianeta Houston? Terra. Tutto il pianeta Terra. Speriamo di trovare qualcuno che ce lo stampi da queste parti. Potete continuare. Potrebbe servire del materiale. Questo che potete vedere sui vostri teleschermi. Questo che potete vedere sui vostri teleschermi. Se ci può vedere tutto il pianeta, facciamogli vedere qualcosa di più interessante. Buttate immediatamente le armi e arrendetevi. È un ordine. Il generale Zod non prende ordini da nessuno. Li dà e basta. Niente di rotto, amico. Dal lanciafiamme, ma apparentemente non si è fatto niente. Ho visto fare una cosa del genere solo da Superman. Ah, sì, sì. La nostra redazione mi informa in questo momento che una squadriglia di elicotteri si sta dirigendo verso East Houston. Signor Presidente, noi non possiamo permettere che quegli esseri... Nessuno è in grado di fare niente. Sono dotati di superpoteri. Nessuno può fermarli. Dov'è Superman? Che fine ha fatto? Si può sapere? Cosa aspetta a intervenire? Il generale Smithson ci ha comunicato che tutti gli impianti nucleari della zona sono stati fermati per evitare rischi alla popolazione civile. Ma i razzi non hanno avuto nessun effetto. Hai visto? Hanno bisogno di macchine per volare. Munizioni eseguite. Hanno un bel fegato. Rientriamo alla base. Sii gentile con loro, mia cara. Mandagli un bacio. Che succede? Sto perdendo il controllo. Sono come in un vortice. Riesco a riprenderlo! Stiamo precipitando! Aiuto! Ho vinto! Io vinco sempre. C'è nessuno in questo pianeta che sia in grado di sfidarmi? Che cena stupenda. Credi che per stavolta potrai fare a meno della spremuta d'arancia? Beh, alla tua salute. Alla tua. Deve essere dura fare la parte di Clark Kent. No. No, in fondo, a volte quasi mi ci diverto. Anche se faccio la figura dello stupido. Ma se non fosse stato per lui,
non ti avrei mai conosciuto. Ma siete la stessa persona. Io trovo che è tutto così confuso. Non per me adesso. Per la prima volta nella mia vita è tutto chiaro. Mettermi qualcosa di più comodo. Avvicinatevi. Il vostro generale vuole parlarvi. Io sono il generale Zod, il vostro sovrano. Sì. Da oggi sarete soggetti a nuove leggi. Le vostre terre, i vostri beni e le vostre stesse vite dovranno essere spontaneamente offerte come tributo a me, generale Zod. In cambio della vostra obbedienza potrete godere della mia generosa protezione. In altre parole, vi sarà concesso di vivere. E così tu saresti un generale, eh? E sentiamo chi sono i tuoi superiori. Io mi attengo solo agli ordini del presidente. E lui si atterrà ai miei ordini. Tutte le città di questo pianeta faranno la fine di questa. Tuo padre ed io abbiamo cercato di prevenire ogni tua domanda, Kal-El. E speravamo di non dover rispondere a questa.